Direttore Walter Sabatini, questa sera presenta qui al Maxi il suo libro. Che com'è questo calcio? Lo ripresento perché l'ho presentato già molte volte e devo dire che secondo me la gente si è pure rotte le scatole, però sono qui in mezzo a gente di cultura e mi piace esserci. Questo io lo considero un tempio della cultura, quindi una specie di agorà contemporanea. E allora sono contento di essere qua. Ecco, ai lettori che leggono comunque questo suo racconto, cosa vorrebbe che arrivasse di più? Il Walter Sabatini più personale, più intimo, quello che magari si divorava i pacchetti di sigarette mentre stava lì e Anche soffriva per le sue quello. squadre, oppure anche magari qualcosa per i giovani che si approcciano al suo lavoro? Beh, non le sigarette, i giovani dovrebbero. Beh, io ho sempre detto che si educa anche col cattivo esempio. Io sono stato un grande cattivo esempio. Spero che ne tengano conto i ragazzi. Voglio che arrivi un riflesso di quello che sono stato io nella vita o di chi soprattutto ho cercato di essere. A volte ci sono riuscito, a volte no, però. Gli esiti sono stati questi. Rispetto al suo calcio, che è ancora il suo calcio, ma forse sta cambiando e sta cambiando in un modo molto veloce, penso a Brozovic, un calciatore nel pieno Sì. della carriera che va in Arabia a prendere 30 milioni l'anno, cose folli a 30 anni, ecco. Cosa le manca di più del calcio che ha vissuto pienamente lei? Niente, quando rotola la palla per me il calcio è sempre calcio. Il fatto che i calciatori rincorrano soldi non mi pare una novità attualissima. Tutti hanno rincorso soldi nella vita, i condottieri, i mercenari, chiunque. Quindi non è una novità e non è una cosa esecrabile. È un fatto, è un problema nella società contemporanea. La ricchezza è ambita da tutti, quindi anche dai calciatori. E quando non c'è ricchezza, come le è capitato spesso a lei di fare mercato senza budget, come si convince un grande campione? Come si fa? Bellissimo, bellissimo convincere un calciatore non solamente con i soldi, lo si convince attraverso ragionamenti, attraverso promesse, a volte promesse vane, perché non sempre le promesse possono essere mantenute, bisogna essere anche un pochino bugiardi, ma le bugie bianche comunque, le bugie cattive, non le menzogne. Io non ho mai usato la menzogna. Ecco, c'è una promessa che gli dispiace più di tutte non aver mantenuto? Forse lo so. Verso i tifosi? No, Verso i tifosi o verso un calciatore in particolare? verso un calciatore no, perché ho dato più di quanto non abbia preso. Però verso i tifosi sì, la mancata vittoria dello scudetto con la Roma, quella è una cosa che mi ha ferito e continua a farmi male. Ecco, il mancato scudetto con la Roma, invece un altro grande artista del pallone che ha lavorato con lei, Luciano Spalletti, che finalmente uno scudetto l'ha vinto. Luciano Spalletti è un genio. Ma quel Napoli è stato praticamente sfaldato perché Giuntoli oggi è diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus. Ecco, che commento dà a questo passaggio di Giuntoli che va a Torino? Giuntoli merita un riconoscimento pubblico per il lavoro che ha fatto a Napoli e non solo a Napoli, in tutta la sua carriera, a partire da Carpi. Quindi è giusto che arrivi ai massimi livelli, ammesso che la Juventus sia al massimo livello, perché oggi ci sono alcune società che stanno facendo cose molto importanti, tra cui il Napoli, e non penso che il Napoli oggi possa pensarsi secondo la Juventus da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista tecnico. Quindi. Ecco, in molti vedono in Giuntoli una sorta di suo erede, anche per la questione del trading con le plusvalenze dei grandi campioni valorizzati. Lei che ne pensa di questo aspetto? Penso che sia migliore di me. Però pure lei ha preso bei campioni, Io ho lo ricordo. preso tanti campioni, tanti giocatori, ma penso che Giuntoli sia migliore di me. Non fosse altro perché ha 25 anni di meno. Quindi da un punto di vista prestativo e muscolare è meglio di me, non c'è discussione. Un'altra personalità molto vicina a lei, l'abbiamo visto quando è venuto a presentare il libro la prima volta, che era presente Daniele De Rossi. Oggi è uscita la notizia che De Rossi è in lista per la panchina dell'Under 21, anzi sarebbe il nome forte in federazione. Lei lo vedrebbe bene come selezionatore dell'Under 21? Beh, ma è auspicabile perché la sensibilità calcistica di Daniele non ha uguali e la passione, perché come molte volte io dico a mio figlio, non esiste nella vita una cosa che si possa affrontare senza passione o con una quota di passione insufficiente. La passione e la tenacia sono la base di tutto. E Daniele, allora, lui ci ha avuto la sfortuna che io non ho trovato squadra perché lui sarebbe stato il mio allenatore.
e lui lo sapeva molto bene. Purtroppo è andata così, non ci sono riuscito e se va a prendere l'Under 21 sarebbe veramente una grande cosa per lui, perché l'Under 21 è comunque un livello di calcio altissimo, è il gruppo di giovani alle soglie della Nazionale A e quindi sarebbe un bene, ne sarei felice. Scusa. Sì. Dimmi Pietro, al volo, cuore. Ma dove state? Come dove stiamo? A Maxi, ma dove? Dentro. Ah, dentro? Sì. Ciao. Ecco, direttore, diceva non ho trovato squadra. Com'è possibile, secondo lei, che in un calcio che vive di trading, di plusvalenze, di scambi continui di calciatori, comunque lei dice Giunto è il più bravo di me, ma lei ha salvato, lo possiamo dire, le finanze della Roma con il trading che ha fatto a Trigoria. Com'è possibile? Vabbè, ma voglio com'è dire, possibile non trovare squadra? Ho detto che il calcio non è infallibile. Il calcio è fallibile, quindi il fatto che io non lavori significa che qualcosa non ha funzionato. Però non c'è problema per me, perché io farò il mio calcio virtuale. Dicevo prima in macchina a quella signora lì che è mia moglie, incidentalmente, dicevo che io, per tenere attiva la mia testa e per tenerla, voglio dire, non solo in attività, ma anche con la stessa e con l'adrenalina che mi serve, perché questi sono i periodi dell'anno in cui io lavoravo di più e lavoravo incessantemente. Io farò un calcio virtuale, farò una mia campagna acquisti sterile per tutte le società. Poi dopo chi vorrà attingere a qualche mio consiglio me lo chiederà. Ecco, ho già visto 7-8 talenti incommensurabili. Ecco, è la cosa che mi dà fastidio è non averci una squadra come la Roma, perché io questi talenti che ho visto, per me è una grandissima frustrazione non poterli rincorrere o andarli a prendere. Ma non è che posso prenderli per giocare nel salotto di casa mia, che è anche piuttosto piccolo in realtà. Lo so, la Roma sicuramente sarebbe il suo sogno, forse tornare a Trigoria e realizzare quello scudetto che non è arrivato, poi con una proprietà forte come i Friedkin. Le piace questo nuovo presidente che ha fatto impazzire anche i tifosi volando a Pratica di Mare? Di chi parli? Di Friedkin, Dan Friedkin, le piace? Mi piacciono molto i suoi silenzi. Il silenzio è molto molto apprezzabile. Il calcio è pericoloso, tutti parlano, tutti dicono, e chi riesce invece a conservare distacco e silenzio probabilmente è in grado poi di affrontare meglio i problemi. Oggi la Roma ha postato un tweet con una foto della maglia numero 10 e subito i tifosi si sono scatenati. Io so già la sua opinione, credo. Dybala merita la 10 di Francesco Totti già da quest'anno? Dybala merita la 10 perché è il giocatore più forte che c'è alla Roma in questo momento, ma io francamente la 10 di Francesco non la metterei addosso a nessuno, perché quello che ha fatto Francesco nel calcio per la Roma è irripetibile. E io posso dirlo perché c'ero, ci sono stato e ci ho avuto anche qualche piccola frizione con lui, quindi non c'ho nessun tipo di, come dire, interesse personale, ma le cose che Francesco ha fatto vedere a milioni di spettatori calcistici non saranno replicabili. Nonostante Dybala sia un vero campione, però Francesco aveva un suo repertorio che neanche lui sapeva di avere, perché quando lui faceva le giocate le faceva senza neanche pensarci e andava oltre anche i suoi pensieri correnti. Quindi la maglia numero 10 è di Totti. Un'altra cosa che le volevo chiedere è che ne pensa del fatto che il Milan abbia mandato via Massara e Maldini nonostante uno scudetto vinto un anno fa, una semifinale di Champions? I tifosi sul piede di guerra, ma questo calcio non sa neanche essere riconoscente a chi vince, stranamente, perché di solito si mandano via i perdenti. Senti, ma la riconoscenza è un sentimento talmente vago, talmente poco percepibile, che non esiste. È una nefandezza comunque, nefandezza mandare via gente che ha fatto quello che hanno fatto loro nel Milan, hanno raccattato una squadra allo sbando, l'hanno portata nel giro di un anno e mezzo a una ricapitalizzazione tecnica e umana e hanno vinto uno scudetto. E allora che cos'è il calcio? L'ultima domanda forse un po'... questo che bisogna fare. L'ultima domanda forse un po' una provocazione. La Juventus ha ricevuto delle multe
a detta di molti irrisorie per dei bilanci truccati con plusvalenze non veritiere rispetto magari a quelle che venivano fatte alla Roma ed è stato deciso in tribunale. Mourinho, per aver litigato con un arbitro, ha preso più multa di loro. Com'è possibile questo? Non faccia la difesa di Mourinho perché non c'è nessun bisogno. Come vedrai si difende perfettamente da solo. Però circa le questioni della Juventus, direi che lì stendiamo un velo pietoso perché una società potente come la Juventus non avrebbe e non dovrebbe ricorrere a manovre non chiarissime perché non c'è nessun bisogno. Io, e potrei dir noi, perché io non ero da solo come c'era Mauro Baldissoni e altre persone, mai una volta abbiamo fatto un'operazione incrociata. Un'operazione incrociata, sai che è? Quando vendi un giocatore a una squadra ne prendi uno da lo stesso valore. Quindi fai una plusvalenza del tutto fittizia e noi non l'abbiamo mai fatto e devo dire che i tifosi della Roma questa cosa la devono sapere perché i 200 milioni di plusvalenze maturati nei 6 anni di lavoro mio alla Roma sono plusvalenze reali che io rivendico il fatto, non è che rivendico il fatto perché mi venga riconosciuto qualcosa, io non voglio niente, ero un professionista e facevo il mio lavoro, niente di più e niente di meno. E forse è stato anche sfortunato perché Salah qualche mese dopo l'avrebbe venduto al triplo di quello che è stato venduto alla fine. Ma Salah è stato bravo a venderlo Monchi, perché Monchi, il vituperato Monchi, devo dire che ha rivenduto tutti i giocatori miei, ma l'ha rivenduti molto bene, perché ha venduto 70 milioni a Alisson, a più di 40 milioni Salah. È stato molto bravo perché non è facile vendere giocatori. Lui è stato agevolato dal fatto che c'era un gruppo di giocatori che era arrivato in una semifinale di Champions League ed erano giocatori fantastici e quindi in quel senso si è avuto un lavoro agevolato, però è stato bravo perché bisogna essere bravi. Ce lo dice dove va Frattesi secondo lei? Io spero che venga alla Roma, però mi pare, anche perché Frattesi l'ho dato io al Sassuolo quando ero ragazzino perché avevo bisogno di un po' di soldini, gliel'ho dato però con una percentuale a recupero. Quindi Frattesi, dove vada, la Roma incassa i soldi. Quindi tenetelo a mente, i testimoni qua, i prossimi 5-6 milioni che arriveranno saranno roba mia. Grazie direttore. Prego.